Una buona serata, buon mercoledì, ben ritrovati con l'ultimo appuntamento dell'anno del 2020 di Proteramo. Ultimo è una promessa, sa quasi di promessa, ultimo appuntamento dell'anno ovviamente. Torniamo seri per analizzare l'ultima gara dell'anno dei biancorossi di Massimo Paci, che cadono a Bisceglie per 1-0, gol di Musso al 79esimo, che dunque condanna la formazione biancorossa al terzo stop stagionale. Si sta giocando il posticipo tra Turris e Cavese, che chiude la 17esima giornata. La Turris è in vantaggio 1-0 nel derby tutto campano. Questi i risultati di oggi: Avellino Vibonese 1-0, Bisceglie Teramo 1-0, Catania Catanzaro 1-1, Palermo Bari 1-1, Viterbese Virtus Francavilla 2-2, Monopoli Potenza 0-1, Paganese Foggia 1-4, Juve Stabia Casertana rinviata, ma è storia, insomma, che vi raccontiamo da domenica, dalla questione Casertana-Viterbese, i casi nella Casertana accertati anche il giorno dopo. Turris Cavese si sta giocando 1-0, riposa la capolista ternana, che se la ride perché in alto viaggiano pianissimo e dunque la ternana resta in vetta a più 6 rispetto al Bari, che di punti ne ha 34. E poi un gruppone clamoroso di 5 squadre: Avellino, Teramo, Foggia, Catanzaro e Catania. Catania che ha fatto anche ricorso contro i 2 punti di penalizzazione e spera di riaverli. Qualora dovesse essere accolto il ricorso della società etnea, salirebbero gli uomini di Raffaele a quota 29 punti in classifica. 25 punti con la Turris, ma questi punti tengono conto dell'attuale successo. Se dovesse cambiare, ovviamente, il risultato di Torre del Greco, potrebbe modificarsi la classifica. Juve Stabia 22, Palermo 21, Vibonese e Virtus Francavilla 19 punti, Monopoli 16, Viterbese 15, Bisceglie e Potenza 13 punti, Casertana e Paganese 12, chiude la Cavese con 8 punti. È l'ultima serata dell'anno e allora non potevo che passarla con i miei compagni di viaggio, oltre a Maurizio Da Qui, che mi segue sempre dalla regia, Francesco, Ania e Andrea. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Allora, aspettate come c'ho un capello, Andrea. Allora. Natalizio. Natalizio. Poi ovviamente ci faremo anche gli auguri sul finale. Faremo gli auguri sul finale della puntata. Vabbè, buon Natale. Scusami. Sì. Una volta tanto il buon Natale ai telespettatori e ai tifosi del Teramo lo facciamo subito. Intanto Andrea ci inquadra, giustamente ci inquadra l'albero di Natale, ed è giusto che sia così. Si sta giocando buon Natale anche a tutti in Serie A. Io controllo non tanto per questioni prettamente di fede, quanto per questioni di fantacalcio, e Maurizio mi dice che c'è adesso un rigore per il Milan, che è in vantaggio 1-0 contro la Lazio, e adesso potrebbe andare sul 2-0. Il problema è che ho già preso gol da Musso, il Musso ha già preso gol, Traoré è in panchina, e quindi i problemi si sommano a problemi. Va bene, allora io direi di fare questo. Prima ci rivediamo il servizio della partita del Ventura, della nostra Ania. Bisceglie batte Teramo 1-0 e poi commentiamo la gara di questo pomeriggio. Il Teramo chiude l'anno nel modo peggiore, battuto 1-0 dal Bisceglie e venendo così raggiunto al terzo posto in classifica. A decidere un gol di Musso nella ripresa, nel momento migliore dei biancorossi, che però giocano una gara opaca sulla scia dell'ultimo periodo. Paci sceglie Viero per spostare Santoro più avanti a fare Lilari, acciaccato in panchina, ma che entrerà poi nel corso della ripresa. Mungo invece vince il ballottaggio con Bombaggi e sarà tra i più attivi. Il Bisceglie parte con le intenzioni migliori. All'ottavo Makotà gira per l'inserimento di Rocco, che trova la deviazione provvidenziale di Diakité nel tentativo in porta. Dagli sviluppi del corner, Cittadino dalla distanza impegna Lewandowski, che si salva in qualche modo. Il Teramo
avrà le occasioni più interessanti nel primo tempo da calcio d'angolo. Al 17° ci prova Arrigoni a girare verso la porta. Al 40° invece sarà Diakité a trovarsi tutto solo nei pressi del secondo palo, indirizzando però alto. In mezzo c'è ancora Lewandowski a salvare il Teramo, chiudendo al 22° su Rocco, il migliore in campo, lanciato a rete. Al 32° episodio da Moviola. Cittadino batte una punizione che Vona gira in qualche modo verso la porta. Per il direttore di gara è calcio di rigore per il Bisceglie per fallo di mano di Santoro, ma il primo assistente a segnalare che la mano in questione è proprio del difensore di casa, spingendo dunque l'arbitro a tornare sui suoi passi. Ilari entra in campo dopo 10 minuti nella ripresa, ma sarà una seconda frazione che tarda ad accendersi. Lo fa il Teramo dopo gli inserimenti di Bombaggi e Gerbi, proprio con Bombaggi che riceve da Ilari e davanti a Russo manda a lato l'occasione migliore del Teramo. 2 minuti più tardi, al 27° è Arrigoni ad impegnare Russo, molto bravo a leggere i rimbalzi del pallone ed allontanare il pericolo. Bombaggi ha un'altra chance poco dopo per portare avanti il Teramo, ma la beffa per i biancorossi è dietro l'angolo. Rocco illumina al 34° per Musso, entrato al posto di Makotà, e l'attaccante infila Lewandowski per quello che sarà il gol partita. Il Teramo incassa e non reagisce, avendo l'unica palla per pareggiare solo nel recupero, quando Diakité, dagli sviluppi di un angolo, manda incredibilmente alto sulla traversa. Per il Bisceglie è un successo che mancava da più di 2 mesi e dopo 5 KO consecutivi. Per il Teramo invece è la terza sconfitta stagionale, che arriva dopo i 4 pareggi consecutivi e il KO di Terni. Si riparte il 10 gennaio con lo scontro diretto in casa contro l'Avellino. Oh, peraltro il Teramo non riprenderà proprio il 10 gennaio, vero Ania? Sì, perché poi nel pomeriggio è arrivata la variazione della gara, si ripartirà il 9 gennaio, sabato pomeriggio alle 17.30, quindi gara anticipata di un giorno rispetto a quella che era... Stesso orario, 17.30, ma invece di domenica si gioca sabato 9 gennaio. Francesco, ti ho visto rivedere le immagini... E quel gol di Bombaggi mangiato, ovviamente, proprio non ti scende giù. Il microfono. Il microfono. Ti sei ammutolito da solo. Si è autocensurato di nuovo. Si è autocensurato da solo. Niente. Va bene Ania, Andrea, intanto che lui risolve i problemi di audio, vengo da voi perché lo vedo che è arrabbiatissimo. Ma è meglio che non ci sia l'audio, non ce n'è proprio. Ania, Andrea, vengo da voi, che partita è stata? Ma abbiamo avuto modo di commentarla nel pomeriggio. Primo tempo Teramo davvero molto male, ha anche rischiato di prendere gol su un paio di occasioni create dal Bisceglie. Lewandowski soprattutto su una è stato provvidenziale. Nella ripresa il Teramo ha avuto un po' di verve in più rispetto a quello appunto che ci si attendeva già dall'inizio, e nel momento migliore è arrivato il gol del Bisceglie. Però è anche un po' quello che ha messo pace nel finale, nel post gara, cioè se non riesci a segnare ci può anche stare che prendi gol. Ovviamente l'occasione di Bombaggi, che è quella più clamorosa, a parte quella poi avuta nel recupero di Diakité, grida un po' vendetta, perché il miglior Bombaggi probabilmente non avrebbe sprecato quel pallone, non il Bombaggi di adesso, che io non credo che sia ormai soltanto una questione fisica, perché come Costa Ferreira ha superato il Covid ormai da diverse settimane, i problemi di schiena, mi viene da pensare che inizi un po' a subire, o comunque abbia la testa un po' altrove, anche per la questione del rinnovo, perché ricordiamo che lui è uno degli 11 giocatori in scadenza, quindi anche non volendolo, ovviamente, perché è un giocatore che si impegna sempre quando viene chiamato in campo, sarà un po', non so, magari distratto da altre questioni preoccupanti, da altre questioni riguardanti il suo futuro. Andrea, tu sei d'accordo? Nel senso, può condizionare così tanto la vicenda rinnovo per Bombaggi? Perché oggi poi fondamentalmente quando ti trovi davanti alla porta, probabilmente nelle prestazioni precedenti magari sì, però quando ti trovi davanti alla porta è difficile che tu possa pensare, non lo so, Sì, io penso che un po' possa incidere, però non sia preponderante.
Quello che è preponderante è che il campionato del Teramo ha avuto una inversione di tendenza dalla gara di Terni. Noi avremmo dovuto constatare se la squadra era in grado di reagire a quella sconfitta e rimettersi in una certa marcia, e la risposta è stata negativa. Ormai ci sono svariate evidenze. Si è passati da una fase in cui il Teramo giocava bene e tutto riusciva bene e tutto andava per il verso giusto e si vincevano partite giocandosi bene, ma anche con il colpo risolutivo tipo Arrigoni che segna da 30 metri contro la Juve Stabia, oppure Pinzauti che non si sa come inventa un gol in rovesciata a Potenza nella peggiore partita della fase migliore del Teramo, permettetemi questo giro di parole. Ora è come se la squadra si fosse svegliata da un sogno, ha avuto contezza dalla gara di Terni che non era in grado di competere per altissime sfere alla pari con Ternana e anche Bari, e c'è stata probabilmente una sorta di involuzione anche da un punto di vista mentale, abbinata ad una flessione generale che comunque dobbiamo mettere in conto, perché tutte le squadre vanno incontro ad una flessione, e la flessione è arrivata anche per il Teramo. Siamo a dicembre e ci può stare. Ritengo che quella partita abbia un po' rotto l'incantesimo, quella di Terni. A ciò aggiungo anche una vicenda come quella di Piacentini, che ecco, quella sì, magari può un po' turbare il gruppo, perché un giocatore che è un compagno di squadra, che è praticamente un titolare, è un titolare che sta giocando anche un buon campionato e che per quei motivi viene messo fuori rosa, comunque un filo destabilizza. Penso più quello che magari la singola situazione personale del rinnovo del contratto. La cosa può riguardare Piacentini, può riguardare Bombaggi, ma Piacentini in maniera così plateale è stato messo fuori rosa, andando a togliere un giocatore di tale importanza e un titolare. Quindi tutte queste componenti, flessione naturale, rottura dell'incantesimo, qualche vicenda legata appunto alla gestione di qualche giocatore, nel caso di specie Piacentini, hanno un po' tarpato le ali a questo Teramo che ha fatto sognare per 2 mesi e mezzo. Mi sentite? Adesso sì, devi solo girare il... Sì, me lo giro. Ecco, torno da te e cambio la domanda. Ho ascoltato, chi cambia la domanda? Ho ascoltato, dopo me la cambia la domanda. Va bene. Per me, posso anche sbagliare. Certo. Il Teramo, in quel periodo delle 8-9 partite, ha dato il meglio e il massimo. Adesso è rientrato nei ranghi, perché tutto sommato Mungo, Bombaggi, Costa Ferreira, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, sono bravi giocatori, ma da quando stanno a Teramo non hanno fatto mai i fenomeni, eccezione fatta, devo dire, per Bombaggi, che nel marasma della passata stagione i suoi gol li ha fatti, però dopo il resto... Qui ci può stare la partita che Diakité al rientro gioca insieme all'ASIC molto meno bene di come ci aveva abituato, e abbiamo preso il gol a Bisceglie. Comunque sono episodi che vanno al di là della prestazione, soprattutto quella odierna. Non sono molto d'accordo sul fatto del mercato che può distrarre i giocatori, perché il mercato non è questo il primo anno che c'è il mercato a gennaio, non è la prima volta. No, non era sul mercato, era sul rinnovo o meno. Rinnovo, arrivavo. Non, è la non prima era volta neanche che... un discorso sull'occasione da rete, perché non è che Bombaggi sì, davanti alla porta pensa oddio non mi hanno rinnovato il contratto quindi tiro fuori. Ovviamente no, è che era per dire di un giocatore non molto sereno, ecco questo. Ma è logico, dire. Ma se non è molto sereno, perché non vuole essere sereno, perché intanto vuole che il contratto glielo rinnova, e se non glielo rinnovano Bombaggi che ha paura di non trovare squadra, che va in scadenza un altro anno. Può prendere anche più di quello che ha preso questi 2 anni a Teramo. Io certo, ripeto, sui mancati rinnovi, sui prolungamenti e tutto il resto non ho mai creduto che possano portare, e concludo,
possono distrarre o condizionare, ecco, diciamo così, il rendimento dei giocatori, anche perché questi sono abituati, fanno un triennale e l'anno dopo dice che rinnoviamo e ti posso cercare, abbiamo fatto un triennale 6 mesi fa, mo già vuoi rinnovare. Quindi siccome parliamo di una categoria sui generis e a parte, io credo che tutto questo non incida. C'è questo calo evidente oggi reso proprio manifesto in negativo con il Bisceglie. Certo. Maurizio, sì, non riesco a leggere il messaggio. Prima un amico da casa ci aveva scritto: adesso si è aperta ufficialmente la crisi. Io non so se in questo momento si possa parlare di crisi. Non è che si sono già spompati, ci scrivono. Dopotutto la partenza di campionato è stata a razzo. Io non credo nel fatto di o non essere spompati. Io credo, poi andremo a sentire Paci, andremo a sentire l'ASIC, faremo le pagelle, abbiamo preparato le pagelle. Io penso che il calo sia fisiologico, come diceva Andrea. L'unico problema, e lo chiedo ad Ania, è che fino a questa settimana i protagonisti in conferenza stampa ci avevano detto: beh, tutto sommato il calo c'è, però almeno non perdiamo. Adesso invece il Teramo ha anche perso. Ma io credo che sia il momento in cui il Teramo debba capire cosa vuole fare da grande, nel senso, per 9-10 gare Pace ha utilizzato, giustamente, perché ovviamente poi fa le sue scelte, 12-13 giocatori che hanno consentito di stare tra il primo, secondo e terzo posto. Il KO contro la Ternana, come ha detto Andrea, ha tolto un po' quelle certezze che il Teramo aveva trovato fino a quel momento, e quando ha iniziato un pochino a ruotare la squadra, perché giustamente non era possibile utilizzare sempre gli stessi giocatori, anche se in maniera marginale in verità Paci l'ha fatto, dai cambi il Teramo non ha la stessa prestazione e lo stesso apporto di quei 12-13 giocatori che ben conosciamo, che hanno più esperienza, a parte Santoro, di Chite, insomma, che hanno giocato un po' di più. Quindi la domanda è: il Teramo da questo campionato cosa vuole? Perché se vuole stare tra i primi posti, è chiaro che dal mercato bisognerà fare qualcosa in maniera differente rispetto a movimenti verso gli under, secondo me. Se invece il progetto, che non è mai stato chiarito quest'anno, presuppone che il Teramo debba valorizzare, fare plusvalenza e quindi puntare un po' più sui giovani, terzo posto, quarto posto, quinto posto, sesto posto, sarà ben volentieri, certo, accettato, immagino. Però c'è un po' una questione dirimente da chiarire, insomma, che cosa vuole fare il Teramo quest'anno. A parte che già puntare sugli under quest'anno è come un po' rimangiarsi il progetto partito l'anno scorso, ecco. Chiedo scusa, in tema di rinnovi, sì, ci sono due personaggi che quest'anno hanno lavorato molto bene, uno d'estate e uno sin qui, che sono in scadenza: Sandro Federico e Massimo Paci. Sono entrambi in scadenza e credo che andrebbero, come vogliamo dire, confermati insieme. Paci lo ha portato Sandro Federico, si conoscono, hanno fatto il mercato insieme, certo. Quindi solo che mi dicono che, insomma, c'è qualcuno che non ha gradito il no di Piacentini, e sembrerebbe, adesso vi informate voi che avete più tempo e voglia di me, sembrerebbe che il colpevole, per questo qualcuno, non faccio nomi, questo qualcuno, che poi non si nominano mai, quando si parla non si nomina mai, che ti devo dire, il re, il sovrano, l'imperatore, il presidente della Repubblica, si nominano, se ne sì, qualcuno, e che ha praticamente, come vogliamo dire, ha criticato, non ha accettato il rinnovo, il mancato rinnovo di Piacentini, dando tutte le colpe a Sandro Federico. Ok. Informatevi un po', poi mi fate sapere. Grazie. Ok. Però ecco, io veramente su questo argomento poi dopo mi taccio. Milik è stato messo fuori dal progetto del Napoli prima che iniziasse la stagione, no? Quindi è un giocatore che non è a disposizione sostanzialmente dell'allenatore. Piacentini è stato messo fuori qualche settimana fa con il Teramo, che aveva la sua bella classifica e nel mezzo di un bel campionato. Un giocatore dello spogliatoio del Teramo
che vede preso questo provvedimento con tanta facilità e anche comunicato a tutta la piazza, la percezione, ritengo che la percezione che abbia un giocatore è che ma allora quello che stiamo facendo poco importa, se poi tanto facilmente un giocatore viene messo fuori rosa. Probabilmente... Sottoscrivo tutto quello che stai dicendo, se ti può interessare, sono d'accordo al 101%, perché a questo punto noi stiamo facendo un grande campionato, noi Teramo, prendiamo applausi, consensi, il pubblico apprezza, e poi un giocatore che è regolarmente sotto contratto viene messo fuori rosa per questi motivi, probabilmente all'interno dello spogliatoio possono percepire il fatto che non c'è la giusta, diciamo così, riconoscenza, non viene dato il giusto peso a quello che sul campo finora è stato fatto, perché contano decisamente altre cose, e questo potrebbe spiegare anche un pizzico di contraccolpo delle ultime settimane. Sì, poi parliamo anche delle scelte. Intanto, Francesco, ti faccio arrabbiare un altro po' rispetto al risultato, perché ti faccio vedere una foto che ha postato qualche ora fa la Teramo Calcio, che è esattamente il momento in cui c'è il servizio di Rocco per Musso, come a voler sottolineare che Musso è in posizione. Per la verità, da questo fermo immagine Sembra leggermente avanti. Beh sì, ripeto, poi qui non siamo in linea, non siamo in gol, però niente, lì Iachite non si era accorto che Soprano era andata di là, perché guarda qua, guarda i centrocampisti, 1, 2 e 3, guarda di qua, vedi? Di Francesco Soprano che è totalmente staccato dalla linea. Sì, che è quello che è andato a chiudere di qua, perché per ha visto che... con le scarpe bravo, gialle. Ma Soprano ha visto vediamo che c'entro io, rimettiamo quell'immagine là, Mauri. Oh, bravo, grazie. Ha visto che quei tre che vedete, 1, 2, 3, Cric, Croc e compagnia bella, non proteggevano il lavoro della difesa. Giacchite non si è accorto, eccolo qui, che Soprano stava di là libero. Lasic ha tardato forse pure lui insieme a Giacchite a salire per mettere questo giocatore in modo più chiaro in fuorigioco, e la frittata è fatta. È vero che è un episodio, però forse nei mali attuali, mali tra virgolette del Teramo, perché io personalmente sono fortemente soddisfatto del campionato del Teramo, e credo che lo siano tutti i tifosi, certo. Ma forse viene a mancare a volte la protezione del centrocampo, se come è vero, come è vero che ci dicono tutti gli allenatori, che la fase difensiva non è solo della difesa ma anche del centrocampo, e in alcune azioni anche la fase difensiva. Vediamo i voti, vediamo i voti, poi mi dite se siete d'accordo con i voti che abbiamo, che ho messo. Non so se sono stato un po' di manica largo, stretta, non lo so, eh. Vediamo quelli in casa Teramo. 6,5 Lewandowski, 5,5 Lasic, 6 Diakite. In realtà più per la fase offensiva, avrebbe meritato mezzo voto in meno, ma siccome in qualche circostanza ha provato qualche sortita offensiva, merita il 6. Soprano 5, Tentardini 5,5, Arrigoni 6, Viero 5,5, Santoro 5,5, Mungo 6, Costa Ferreira e Pinzauti 5, Ilari 5,5, Gerbi 5, Bombaggi 6, Di Francesco senza voto, Paci 5,5. Sei d'accordo, Francesco? Sì. Forse però non ha giocato male, non c'entra niente, i gol li sbagliano tutti, quindi sì, chi, sì, va bene anche per Bombaggi, sì sì, vanno, mio modesto avviso, vanno benissimo. Ragazzi, siete d'accordo? A chi avreste dato mezzo voto in più, in meno, un voto in più, in meno? Ma in linea di massima ci siamo, forse mezzo voto in meno a Viero, per il resto in linea di massima direi che siamo lì, forse anche mezzo voto in meno a Diakité, perché ha anche sulla coscienza quella sparacchiata al 92esimo. Il DS farà un mercato da 10, post scritto un'Inter pazzesca, vinciamo il campionato. Saluti da Checco, che invece si è messo in mente di vincerlo col suo Milan il campionato, che è avanti 2-1. Perché a Rebic ha raddoppiato Çalhanoğlu, e poi il gol di Luis Alberto dopo il rigore sbagliato da Correa. Milan-Lazio
2-1 in questo istante. Ascoltiamoci Pace, un pezzo bello lungo. Sai perché? Sì. Scusami, battuta, clima natalizio. Sì. Sai perché il campionato lo vince l'Inter per la tua felicità? Perché hai il vigile urbano, non è farina del mio sacco questa battuta, è il vigile urbano più pagato al mondo. Ah, ok. Se tu ci pensi. Capito. Beh, su quello non ho nessun dubbio. Che dai, sia. Basta vedere quando c'è stato Portogallo. Basta mettersi d'accordo sulla partita, altri che il gol di Leao, era cominciato a 3 secondi, già stava sgrizzando con le dita. Vai qua, vai là, vai su. Scusami, vai Francesco, qua. È arrivato un bel messaggio. Sono un ex arbitro di Serie D. Grazie, che c'è scritto. È assistente in Lega Pro. Sul gol del Bisceglie ho seri dubbi, non tanto per il fermo immagine sul sito della società, ma per non aver visto l'assistente in linea. Da dietro è impossibile valutare la posizione e nel dubbio, ci scrive, si lascia giocare. Riusciamo a vedere, Maurizio, rimettendo quella foto, se la posizione dell'assistente, che effettivamente non vediamo, e dovrebbe essere lì tra un cartellone pubblicitario e l'altro, dove i cartelloni pubblicitari più o meno cambiano pubblicità, ecco, per intenderci. Sì. Ok, tra quello verde e quello bianco. È vero, vedi l'occhio clinico, l'occhio attento dei lavori? Se ci fa sapere anche chi è, se può, non lo so. Va bene, ci ascoltiamo, Paci, perché Francesco, tu prima hai detto, secondo me questa squadra ha dato tutto, e io gli faccio proprio domanda specifica nella parte finale di una clip da 5 minuti, ci riascoltiamo le parti più interessanti della conferenza di questo pomeriggio del tecnico del Terra. Ho detto che abbiamo purtroppo giocato le ultime due partite e quelle precedenti, ma soprattutto le ultime due, senza 3 difensori su 4. Non è questione di un giocatore, è proprio questione che abbiamo perso totalmente la difesa. E quindi è difficile sopperire a questo. Se si è stati bravi, perché secondo me abbiamo tenuto botta in queste partite. E oggi che la squadra avevamo ripreso gli infortunati, secondo me la squadra non ha fatto male. Cioè, è stata una partita equilibrata. Loro probabilmente il primo tempo hanno fatto un'occasione in più di noi, ma la partita sostanzialmente era equilibrata, potevamo vincerla. Non l'abbiamo vinta, ma non è che non l'abbiamo vinta perché ci hanno messo sotto gli avversari o perché sono stati migliori di noi. Abbiamo perso perché loro, a differenza di noi, hanno capitalizzato quelle poche occasioni, una che è capitata. E quindi non parlerei di una partita in cui noi siamo stati sottomessi dall'avversario. È stata una partita equilibrata in cui l'episodio ha fatto la differenza, ci siamo cascati noi purtroppo, ma questo è il calcio. Potevamo vincere, se si faceva gol non l'abbiamo fatto, dobbiamo rimanere equilibrati e andare avanti, perché non, da una sconfitta così non è che possiamo perdere equilibrio o dire oddio che sta succedendo. Non sta succedendo niente. Le partite a volte vanno così, le puoi vincere ma non le vinci. Non possiamo giustificare il fatto che abbiamo preso su un dettaglio si è spaccata la partita. No, noi dobbiamo lavorare su quello. Però io guardo i numeri come guardate voi. E i numeri dicono che c'è grande equilibrio, adesso c'è grande equilibrio perché abbiamo 27 punti a prima di Natale, e quindi se prima siamo riusciti a fare punti perché abbiamo dato tanto, abbiamo speso tanto e magari qualche giocatore adesso è un po' stanco, però se vai a vedere, se mettiamo sul piatto della bilancia i punti all'inizio, i punti da adesso, siamo ancora terzi in classifica e c'è equilibrio nel senso da parte della classifica. Rimane il fatto che nelle ultime 6 partite non si è riusciti a vincere, quello sì, il periodo va analizzato con lucidità. Non sto parlando di assenze, ma naturalmente quando perdi mezza difesa non è facile vincere tutte le partite. Comunque, a parte questo, noi sappiamo che dobbiamo far meglio e qua ci mettiamo un punto. Perché non è. Io sono allenatore, quando vengo in sala stampa devo comunque giustificare a livello tecnico una sconfitta. Per me oggi è stata veramente dettata da un episodio. Poi, se andiamo a analizzare il periodo, possiamo trovare scuse, ma è meglio che diciamo che dobbiamo migliorare, dobbiamo far meglio. Quello non vogliamo scappare dalle nostre responsabilità, guai. Però
e se devo essere onesto e guardo l'equilibrio della classifica, abbiamo 27 punti, siamo ancora terzi in classifica, significa che questa squadra all'inizio ha dato tanto, adesso è un po' stanca, magari, dico, nel ricercare quell'episodio, è fisiologico, però rimane il fatto che abbiamo 27 punti e siamo a pari di squadre molto più attrezzate di noi. Potevamo fare di più in questo periodo, certo, non guai a dire che va bene così. Noi potevamo e dovevamo fare di più, non ci siamo riusciti per mille motivi. È una parte del campionato in cui non riusciamo a dare sempre il 100%, quello sì. Se saremo no da quella posizione della classifica, lo vedremo, sarà il campo il verdetto. Non so io dirti oggi se saremo o no all'altezza. Io credo in questa squadra. Credo in questa squadra fortemente. E il gioco che proponiamo noi è un gioco di aggressività e di corsa, che non è sempre facile portarlo avanti. E quindi magari anche un po' di stanchezza può determinare il risultato finale. Se saremo no da quel punto, se saremo no da quella classifica, io non lo so. Sarà il campo che lo dirà. Io spero, lavoreremo per questo. Dopo 16 partite, se questa squadra ha dato già il meglio che poteva dare? Ma secondo me no, nell'ultimo periodo soprattutto no, nel periodo precedente sì, stava dando il 100% secondo me, in questo ultimo periodo forse no. Questo non significa che noi non possiamo, non dovremmo continuare a dare il 100% e a vincere le partite, guai, assolutamente. Il calcio è così, adesso stiamo vivendo questo periodo un po' difficile, un po' complicato per quanto riguarda i risultati, lo accettiamo, cerchiamo di superarlo, cerchiamo adesso di andare a casa e fare le vacanze di Natale per recuperare un po' di forze fisiche e mentali e poi rimetterci sotto quel lavoro. Quella è stata la nostra arma dall'inizio del campionato quando sono arrivato io e quella sarà la nostra arma. Sappiamo che dobbiamo fare di più, è scontato questo, però credo molto in questa squadra, quindi andiamo avanti in maniera serena. Di nuovo insieme, seconda parte di Protera, ma avete ascoltato prima della pubblicità le parole di Massimo Paci. Francesco, hai sentito, ha detto no, non ha dato tutto, anche se ha detto soprattutto in queste ultime gare. Io devo dire la verità, Paci è molto bravo sul campo, poi rispondiamo a questo messaggio, ma è molto bravo anche nelle conferenze, nel senso che lui non era un grande dribblatore, era un difensore centrale quando giocava, ma è bravissimo a livello di garrincia a dribblare le domande, a rispondere esattamente come esattamente quello che vorrebbe, non quello che gli si chiede a volte. Perché a Teramo, Francesco, ci chiedono, si riesce sempre a rovinare tutto? Ma mica è vero. Beh, che ne so, io mo, sinceramente, forse dici, mettiamoci pure noi, siamo troppo esigenti, ma non mi sembra che tra l'anno scorso e quest'anno, per curare l'orticello di ognuno dei vari settori, la stampa ha sfasciato tutto, o i tifosi... Non c'era una... Sì, ho capito, non lo so, perché forse siamo, non sappiamo aspettare, perché ogni volta che penso parto da Fiordaliso, che io dissi che insomma, non poteva giocare. Fiordaliso l'anno scorso ha fatto il titolare a Venezia, forse perché in attacco paghiamo la maledizione, tra virgolette, di La Padula e Donnarumma, perché l'anno dopo è inutile che sto a ricordare Moreo, Forte. E compagnia bella, e dopo chiunque viene qua, quando è venuto Tulli veniva da una media di 6 gol nelle ultime 5 stagioni prima di venire a Teramo, 6 gol a stagione per il ruolo che era buono. Arriva a Teramo, non fa manco un gol, se ne va da Teramo, vince il gol con il Trapani, fa il campionato di Serie C con Trapani e fa gol pure in Serie B, tanto per menzionare un giocatore che non è che ha lasciato grandi tracce. E poi dall'anno scorso a quest'anno sono successe tante cose strane. Oh, io ti avrei voluto vedere domenica scorsa, in una giornata sola in Lega Pro. Hanno segnato Magnaghi, Infantino, Zecca, Steffè e Carraro. Oggi ha segnato di nuovo Infantino. Io ti avrei voluto telefonare comunque. Ma quest'anno vedi che cosa fanno i risultati.
quest'anno non se ne è parlato mai, di tanto in tanto qualcuno, Infantino pure quest'anno fa i gol, no, quest'anno Cianci, quest'anno Cianci, come? Quest'anno più Cianci, dai. Ma nemmeno fresco, tanto, perché ci stanno i risultati, quando non ci stanno i risultati, giustamente ti attacchi a tutto, soprattutto se io mi sono tolto un modesto 1.600 per una macchina, un 1.600, 1.800, un 2.000, e sono passata a una Panda vecchia o anche una Panda nuova, che però sempre Panda è. Ok, vi faccio vedere. Sono successe troppe cose strane nelle cosiddette stanze dei bottoni, e stanno succedendo ancora. Dici? E potrebbe essere anche il motivo di questo leggero calo fisico-mentale dei giocatori. Non lo so, va bene, però siccome Paci ha parlato della difesa, sono arrivato poco fa. Sì, e siccome Paci ha parlato della difesa, vi faccio vedere, noi abbiamo diviso il campionato in due, per far capire che poi l'attacco si conta, ma in queste stagioni conta anche molto la tenuta difensiva. È chiaro che non sono lo stesso numero di partite, però vi faccio vedere la differenza. Nella prima parte, quella a sinistra, vedete, c'è una parte di sinistra e la parte di destra. Quella di destra ha chiaramente meno partite. Nella parte di sinistra abbiamo messo un Teramo che era praticamente imperforabile. 0 gol con il Palermo, 1 gol con il Bari e arriva un pareggio. 0 gol con il Monopoli, 0 gol con la Casertana, 1 gol con il Potenza, 0 gol con la Juve Stabia, 1 gol con la Paganese, 1 gol con il Catanzaro e arriva la prima sconfitta. 0 gol con il Catania, 0 gol con il Foggia che è arrivato dopo Catania. Fino al 18 novembre sono 10 partite, 7 vittorie, 2 pareggi, una sconfitta, 4 gol subiti. Dalla parte di destra il Teramo praticamente non ha più un clean sheet, cioè mai, non ha mai tenuto la porta inviolata. Sono 6 partite, neanche una vittoria, partendo dal 3-0 con la Ternana, 4 pareggi e 2 sconfitte. Che vuol dire che è vero l'attacco, Andrea, però è anche vero che questa squadra di cui si decantavano le lodi difensive è una squadra imperforabile. Evidentemente quei risultati erano molto condizionati non tanto dalla prolificità dell'attacco, che non c'è mai stata, diciamocela tutta, quanto dal fatto che non prendesse gol dietro. E infatti noi più volte abbiamo sottolineato a inizio stagione, quando la squadra vinceva e giocava molto bene, grande compattezza, però lì davanti manca l'attaccante, manca il giocatore che risolve, e questo alla lunga si sarebbe pagato, perché poi arriva il momento in cui non riesce a essere compatto, c'è un calo fisiologico, c'è un calo mentale, eccetera eccetera. Una partita come quella di oggi, avere un centravanti di livello su cui poterti appoggiare e che magari ti inventa la giocata, sicuramente fa la differenza. Quindi voglio dire, le analisi che si facevano all'inizio stagione erano improntate intanto a decantare le qualità della squadra, ma anche a vedere lì dove questa squadra poteva essere migliorata. Poi riferimento anche a quello che ha detto Paci, no, sul fatto il potenziale, quanto ancora c'è, io ho detto e ripeto che questa squadra può essere migliorata. Ad esempio, questa squadra non ha mai avuto al top insieme Mungo e Bombaggi. Se loro esprimessero il meglio e giocassero insieme, io penso che la squadra se ne gioverebbe. In queste ultime settimane, ok, fuori Piacentini, poi ci sono stati altri infortuni, è evidente che più che fare dei piccoli progressi difficili, non semplici da fare per chi già ha raggiunto un certo livello, si è tornati decisamente indietro, soprattutto in quella fase che era la migliore del Teramo, cioè la fase difensiva, la grande capacità di pressare. Era una squadra ermetica, era un blocco di granito. Ora non lo è più, e davanti si porta dietro i problemi che già erano evidenti anche nel momento migliore, cioè manca un giocatore di riferimento. Assolutamente. Ania, hai visto quanto conta la tenuta difensiva, considerando che oggi rientravano Lasic e Diakité, ed io mi sono, insomma, oggi in fase di commento mi sono permesso di dire che secondo me sono stati due
recuperi un po' sono sembrati molto forzati, soprattutto quello di Lasic che non sembrava essere a posto. La scelta comunque dei fedelissimi di Paci oggettivamente non sta pagando, perché sembrano scelte quelle che non fanno parte del suo modo di intendere, tipo Viero a fianco ad Arrigoni oggi sembrano davvero estemporanee e non danno infatti mai o quasi mai i risultati sperati, sembrano delle scelte fatte un po' alla rinfusa. Sì, scelte nel senso provo a cambiare, provo a fare qualcosa di diverso, però nel fare qualcosa di diverso secondo me bisogna anche tenere in considerazione sempre la gestione di determinate dinamiche, vi spiego. L'ASIC e Diakité ovviamente hanno qualcosa in più rispetto a chi sono andati a sostituire nello specifico Trasciani e Iotti. Però nella gestione dello spogliatoio è vero che gerarchicamente sono avanti, ma io Iotti e non Trasciani perché sono giovane, mi chiedo ma perché viene preferito Diakité che rientra e quindi non ha giocato alcune gare e non io che invece sto bene, quindi mi pongo anche questa, questa domanda. Se fossi ad esempio sì, Iotti. Sì, allo stesso... è esattamente quello che volevo intendere, nel senso che poi all'interno della dinamica dello spogliatoio, quando la scelta sembra comunque molto forzata, perché parliamoci chiaro, in 16 partite, oggi è la 17esima, ma chiaramente il Trapani non c'è più, in 16 partite, in più di una circostanza Paci ha mostrato di voler tenere la barra dritta sulle sue idee senza poi in realtà cambiarle fino in fondo. Dai. Allo stesso modo Santoro, anche Santoro oggi spostato nel ruolo di Ilari, in teoria poteva andarci K, magari variando un pochettino K nel ruolo di trequartista e Mungo sulla destra, però sostanzialmente Paci ha preferito un uomo di cui si fida ciecamente come Santoro, e lo ha fatto anche contro la Cavese con Santoro che magari non era al meglio, al top dopo quel problemino contro la Turris, preferendolo a Viero, e lo ha fatto quest'oggi preferendolo a K che magari sarebbe stato più congeniale per quanto riguarda il ruolo. Lasciamo perdere per un attimo le gerarchie. Ogni partita credo che vada valutata anche secondo determinate dinamiche di gestione dello spogliatoio, proprio per cercare di portare avanti determinati giocatori, quegli stessi giocatori che oggi Paci dice che sono un po' più indietro rispetto agli altri, ma è normale non avendoli utilizzati. Però non utilizzandoli sono indietro, li utilizzi e il Teramo magari perde qualche punto. Mi ricollego al discorso che ho fatto prima, il Teramo cosa vuole fare? Vuole fare minutaggio, vuole fare plusvalenze, vuole fare valorizzazioni? Allora la posizione che hai adesso in classifica è tanto di guadagnata, è un'ottima posizione. Se invece vuole continuare a occupare questa posizione è chiaro che c'è un blocco di giocatori che dà più garanzie per esperienza e per qualità rispetto ad altri. Assolutamente, ci ascoltiamo Richard Lasic oggi al termine della gara del Ventura di Bisceglie. A queste partite bisogna vincere perché siamo terzi e per rimanere terzi, secondi, queste partite bisogna vincere. Purtroppo è stata una partita difficile, un campo molto difficile. È andata così. C'è la pausa, adesso analizziamo tutto quanto, tutte le partite ultime che abbiamo fatto, ci prepariamo per c'è tutto girone di ritorno e cerchiamo di continuare a fare bene come facevamo prima. Purtroppo il periodo così ci sta, non gira niente a favore, non riusciamo a fare gol. In difesa prima non prendevamo zero gol, adesso riprendiamo e concediamo troppo, secondo me. Sinceramente posso parlare per me, io mi sentivo bene prima della partita. Sì, certo, la forma non è ottima perché non parlo sappiamo, di livello fisico, anche a livello proprio di energie mentali. No, mentalmente secondo me in allenamento vedo tutti quanti bene, non è che siamo diversi da quello di prima. Ho fatto due allenamenti con la squadra, cioè nel senso mi sentivo abbastanza bene, purtroppo aspettavo la partita migliore di quello che ho fatto io personalmente.
cerco di rimettermi. Secondo me ognuno sta lottando per il contratto futuro, sia o a Teramo o dall'altra parte, quindi tutti quanti devono giocare bene. Io non lo so, a me personalmente non cambia niente. Io sono in scadenza, io cerco di dare di massimo ogni partita. Poi non lo so, l'altro giocatore, non posso dire per altri, capito? La responsabilità del gol me la prendo io, perché forse quella palla che mi ha Rigoni scaricato, potevo tirarla altra avanti, e invece ho cercato di giocarla, ha sbagliato di passaggio così. E purtroppo l'abbiamo subito gol, quindi secondo me la situazione andava gestita un po' diversamente da parte mia. Oh, molto onesto, forse anche troppo, Richard Lasic, che addirittura si prende la quasi intera responsabilità del gol subito da Musso, non tanto per la posizione quanto per la giocata precedente al gol di Musso. Hai sentito, Francesco, che cosa ha detto? Noi tutti dobbiamo lottare poi in realtà per il contratto. Brava, a maggior ragione quelli che sono in scadenza di contratto. Perché quelli che sono in scadenza di contratto magari riescono a convincere l'attuale società a confermarli, e altrimenti per andare in un'altra società, per trovare un altro ingaggio, se tu vieni da, soprattutto da una seconda parte del campionato, che ci si ricorda sempre quello del momento, non è che no, ossia nessuno si ricorderà mai, o comunque nessuno metterà in risalto, come abbiamo fatto sino ad oggi, la prima parte del campionato del Teramo. Se dovesse continuare il trend, auguriamoci di no, delle ultime sei giornate, quando ha preso sempre gol, la gente si ricorda, tutti, i critici, tutti quanti, gli osservatori, i direttori sportivi che girano, i procuratori. Quindi io credo che quello del rinnovo debba essere uno stimolo per dei professionisti. Assolutamente. Siccome siamo quasi in chiusura, io saluto il direttore di Tutto C, Ivan Cardia. Ho pronunciato bene, Ivan? Cardia, ciao, buonasera. Cardia, grazie, perdonami. Perdonami. Vabbè, capita a tutti. Buonasera a te. Allora, innanzitutto, perché ti abbiamo chiamato perché poi vorremmo analizzare con te una situazione ben precisa di cui hai parlato, però innanzitutto del girone C, che idea ti sei fatto? Insomma, è un campionato chiuso in vetta e poi ti facciamo vedere anche la classifica, c'è questo gruppone all'interno del quale c'è anche il Teramo che noi seguiamo, che è in fase di flessione però è ancora lì. Beh, oggi, parlando del Teramo, oggi insomma ha registrato una brutta battuta d'arresto, però c'è da dire che per esempio anche il Bari, è vero che affrontava il Palermo, che è una squadra che ancora non abbiamo capito dove può arrivare fino in fondo, ma non ha vissuto una grandissima giornata di campionato. Per il primo posto la Ternana mi dà l'impressione di essere scappata, più che altro o scoppiano i ragazzi di Lucarelli, nel senso che rallentano da soli, o in questo momento non vedo una squadra in grado di andare a prenderli, e poi ovviamente c'è la lotteria dei playoff e lì è un po' presto per dare un pronostico, forse se la giocheranno. Assolutamente. Ivan, invece vediamo un po' il turno di oggi, e parto molto da lontano, vediamo il turno di oggi perché c'è stato il rinvio ovviamente della gara di Castellammare di Stabia tra Juve Stabia e Casertana. Tra un po' vedremo il tuo editoriale che è uscito qualche giorno fa su tuttoc.com, che si riferisce ai fatti di domenica, quelli di Caserta. Eccolo qua, la salute non è finita al primo posto. Casertana Viterbese, la gara che non si doveva giocare, il bilancio della C e il falso problema della Juventus. Mentre rivediamo alcune immagini, anche l'ingresso in campo della Casertana che noi abbiamo mostrato domenica, in cui c'è qualcuno che dice è una vergogna, questi nove giocatori senza
senza sostituzioni, questa partita, poi questo rimpallo di comunicati tra Casertana da una parte, Viterbese dall'altra, i tamponi e i risultati che arrivano dalla Casertana il giorno dopo, dopo che la ASL si è recata allo stadio Pinto per effettuarli, e il giorno dopo la Casertana dice guardate che tra quei 9 ci sono 2 che sono positivi, quindi con il rischio di aver infettato anche quelli della Viterbese, e poi Guidi che dice ci sono anche passati loro, insomma, ma che cosa non ha funzionato? Viene da chiedersi che cosa ha funzionato, perché non è andata bene davvero niente in quei giorni, e penso che davvero, come ho scritto, insomma, ci abbiano perso tutti e abbiano sbagliato entrambe le società. La Viterbese poteva concedere il rinvio, non ne aveva l'obbligo ovviamente, però poteva farlo, sarebbe stato buon senso. La Casertana secondo me ha responsabilità più gravi, se vogliamo, perché è infatti ora vedremo cosa succederà, ma io non escludo del tutto che la società ed eventualmente anche il medico sociale non possano avere dei problemi in futuro, perché le regole sono chiare, possono essere antipatiche quanto vogliamo, però sono le uniche che consentono di avere la certezza che il campionato si concluda, perché da Caserta hanno comprensibilmente, a livello umano comprensibilmente, detto che non avevano i giocatori per giocare, però il problema è che se iniziamo a considerare gli infortunati rischiamo di arrivare a situazioni in cui magari una squadra tira fuori 10-12 infortunati per cubalgia. Bisogna essere onesti quando valutiamo queste cose, non è il caso della Casertana, però la Casertana purtroppo non avrebbe avuto un punto di penalizzazione, avrebbe perso 3-0 a tavolino, come poi ha perso anche sul campo, quindi era ovvio che non avrebbe mai potuto vincere il 9-11, e ha fatto rischiare insomma a livello di salute sia i suoi giocatori che quegli avversari. Tra l'altro secondo me non andando in campo avrebbe anche potuto avere qualche chance di rigiocare, perché una volta che i tamponi di altri giocatori risultavano positivi dimostrava che non poteva, che era un rischio eccessivo, invece così si è anche pregiudicata secondo me quella possibilità, e tra l'altro da quel che abbiamo ricostruito ha anche coinvolto molto tardi l'ASL di Caserta. Ci perde anche in finale Lega Pro, ma soprattutto a livello di immagine secondo me, perché poi non poteva fare molto di più di quello che ha fatto la Lega, ed è evidente però che non ha più presa politica sui club attualmente, perché se non riesce a convincere Viterbese a Casertina a mettersi a tavolino o in videochiamata, come volete, e rinviare una partita che evidentemente si poteva e si doveva rinviare, allora vuol dire che non hai più presa sui tuoi club, e questo è ovviamente un problema. Questo intanto che vediamo è il comunicato della Casertana, la risposta della Viterbese, tutto in poche ore domenica, ma poi ce ne sono stati tante altre. Andrea, peraltro noi in redazione abbiamo anche parlato domenica e anche lunedì di quanto purtroppo dover sottostare ad un protocollo e un regolamento legato al protocollo di un certo tipo possa poi portare a situazioni che possono sembrare paradossali, ma o è così, come diceva Ivan, oppure non si conclude. Sì, è assolutamente così, lo abbiamo ribadito. Peraltro, siccome, ripeto, da quello che ho visto, la Casertana aveva già chiesto il bonus del rinvio per il recupero di Bisceglie e quindi non aveva più questo bonus, a quel punto o era la Lega che prendeva in mano la situazione e optava per il rinvio, altrimenti bisognava scendere in campo, oppure la Casertana rifiutava di scendere in campo, non avrebbe avuto la penalizzazione e c'era lo 0-3 a tavolino. Sono cose che sono accadute anche in Serie B, c'è il caso della Reggiana per la trasferta di Salerno, era stata rinviata una partita precedente, i casi sono aumentati, la Reggiana lì in quel caso non aveva proprio il numero minimo per poter partire, la Reggiana ha chiesto invano il rinvio della
partita. Il rinvio non è stato definito dalla Lega, la Salernitana, anche lei giustamente ha detto, si è rimessa a quello che diceva la Lega, e a questo punto la gara non si è giocata, è stato dato il 3-0 a tavolino. Purtroppo è così, spiace dirlo, perché le partite andrebbero giocate sul campo, ma visto che siamo in una situazione eccezionale e c'è la necessità anche per i club, se non soprattutto per i club, di andare avanti e dare comunque una continuità all'attività calcistica, e purtroppo esistono anche casi come questi. Senti Ivan, invece saltando di palo in frasca, a tuo avviso quella famosa C-d'élite di cui tanto si parla, della riforma dei campionati, ci si arriverà? Quando ci si arriverà? Come? Tosta, bella domanda. La C-d'élite, se intendiamo quella specie di B2 di cui si era parlato ad aprile, maggio, quella era una proposta di rottura, ma che difficilmente andrà in porto, perché era portata da pochi presidenti, aveva l'appoggio di altri, per esempio come Lotito, Sibilia, aveva una specifica natura anche politica, se vogliamo. In questo momento è molto difficile. C'è da dire che a inizio gennaio si celebreranno le elezioni di Lega Pro, il cui esito è francamente imprevedibile in questo momento, perché ad oggi si scontrano l'attuale presidente Ghirelli, Barbiero, che è un dirigente della Lega Dilettanti molto stimato, e un giornalista come Marcel Vulpis, che è direttore di Sport Economy. Non sembra ci siano ulteriori candidature, ma del resto tre già non sono pochissime, non sono ufficiali perché ancora non è possibile depositarle, però quelle saranno. Bisogna ovviamente, a seconda di chi vincerà e di con quali voti vincerà, ovviamente possiamo immaginare un futuro un po' diverso per la Serie C. Se ragioniamo di riduzione dell'organico della C, che secondo me è una cosa giusta, perché 60 club sono tanti, probabilmente si deve ragionare anche di riduzione degli organici della B e forse anche della A, perché sono tante le società professionistiche di calcio in Italia e serve un cuscinetto come il semiprofessionismo, ma è ovviamente una manovra delicata e che va fatta ragionando di sistema. Assolutamente. Ivan, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro un buon Natale, magari speriamo di rivederci presto su questi schermi. Buon Natale, grazie. Buone feste, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito e buon proseguimento, buon Natale a voi e a tutti gli spettatori. Grazie a Ivan Cardia, direttore di tuttoc.com. Oh, siamo quasi in chiusura, mancano pochi minuti, il che mi farebbe quasi venire voglia di chiedervi che cosa mangiate a Natale, ma adesso soprassiedo perché dobbiamo andare davvero alle conclusioni. Insomma, questo 2020 per il Teramo, Francesco, che voto gli dai a questo 2020? Considerando l'anno solare, quindi poco dell'inizio, il playoff e poi questa. La prima parte è una bocciatura senza possibilità di rimediare, come quando uno a scuola è talmente che non va bene che il professore neanche 4 meno gli mette, 3, 2 e mezzo, che ne so. La prima parte è un disastro sotto tutti gli aspetti, la seconda parte è decisamente buona, decisamente incoraggiante per il futuro. Io continuo a dire che credo moltissimo in questa squadra e nell'allenatore Massimo Paci. Speriamo che nessuno sfasci il giocattolo. Ragazzi, anche a voi chiedo, Ania, Andrea. Ma 6 e mezzo, considerato quello che diceva Francesco della prima parte, insomma, dell'anno, poi fino allo stop del lockdown, poi considerando anche l'uscita al primo turno dei playoff. La nota positiva ovviamente è l'inizio di questo campionato con le prime 9-10 gare che il Teramo ha fatto davvero molto bene. Adesso c'è questo calo che va un po' a riequilibrare di nuovo la situazione. Quindi vediamo poi come si ripartirà a gennaio, però in generale un anno sufficiente.
Sufficiente, Andrea? Sottoscrivo, perché ricordo il mese di gennaio con un mercato di riparazione che ha indebolito la squadra, poi ricordo l'esonero di Tedino e l'avvento di Di Mascio, poi la sospensione, l'eliminazione al primo turno nei playoff, quindi male. Hai fatto l'elenco proprio, no, degli sfraceli e delle cose obbrobriose fatte dalla società e dai direttori. Siccome condivido in pieno i voti che ha dato Ania, fa specie se noi guardiamo l'ultima parte della stagione. Dobbiamo ricordare che nell'anno solare, a gennaio, la squadra è stata indebolita, che poi c'è stato un esonero, che l'avvento di Di Mascio ha molto in parte rimesso a posto le cose. L'ultima partita prima della pandemia è stata una rovinosa sconfitta in casa con la Virtus Francavilla, poi l'eliminazione con il Catanzaro. Quindi era una prima parte di 2020 da 4. Sicuramente da 8 quello che ha fatto il Teramo finora nella prima parte di questa stagione, poteva essere anche un 9 se non ci fosse stata questa flessione, e quindi saremmo stati sulla media del 6,5, altrimenti 8,4 la media fa 6. Quindi ecco, concordo con quello che ha detto Ania e ho cercato un po' di declinare anche il motivo. 6,6,5, tendente al 6 però. Eh sì. Va bene, ragazzi, è tutto, davvero. Buon Natale a tutti. Grazie per essere stati con me. Natale e buon anno. Auguri. Assolutamente. Anzi, come farebbe qualcuno, buon Natale a tutti. Assolutamente sì. Buon Natale, buon anno veramente a tutti voi che ci avete seguito. Speriamo di esservi stati di compagnia e insomma di aver condiviso insieme a voi belle, belle cose. Grazie ai nostri ospiti, a quelli che si sono alternati. Buone feste, riposatevi. Io vi annuncio che invece domani sera, per chi è insomma appassionato di ciclismo, avremo una puntata super di Veloce Unicum, lo speciale di Natale. Avremo uno dei candidati alla presidenza della Federciclismo, Silvio Martinello, che insomma per chi conosce il ciclismo, insomma, è appassionato, è un nome conosciutissimo, commentatore Rai, oro olimpico e quant'altro. Tutti i nostri ospiti, parleremo delle elezioni federali che si terranno anche nel mondo del ciclismo. Pro Teramo invece vi saluta qua, torna martedì 12 gennaio dopo Teramo Avellino. Grazie e buonanotte.